Ciao, in questa lezione completiamo l'applicazione della pennata alternata a tutte le possibili combinazioni che possiamo ottenere combinando appunto le quattro dita della mano sinistra. Una pennata in giù, su, giù e su per ogni gruppo di quattro note. Questo vuol dire quindi che ogni cambio di corda corrisponderà appunto una pennata in giù. Ok, andiamo quindi a seguire l'esercizio con un metronomo a 60 battiti per minuto. Ok, andiamo avanti e suoniamo il prossimo pattern esecutivo che comporta l'utilizzo di tutte le combinazioni a quattro dita.